Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Rev Game. Oggi un ospite speciale. Abbiamo qui Lorenzo Scattorini, doppiatore. Ha doppiato tantissime cose a cui io sono affezionatissimo e ne parleremo. Secondo me meglio che ti presenti tu. No, io mi hai presentato perfettamente. Ciao a tutti, bentrovati e sono pronto alle domande. Parliamo dei tuoi inizi. Come hai iniziato questo lavoro? Come sono state le tue prime esperienze? Ho iniziato da bambino. Le prime esperienze sono state veramente in tenera età, per cui intorno ai 6 anni. Dopodiché la mia vita ha preso strade diverse, poi ho ricominciato, insomma, diciamo da giovane ragazzo intorno ai 27 anni. Sono andato a scuola, ho studiato recitazione, ho fatto corsi di doppiaggio, ho cominciato a seguire, all'epoca si poteva seguire, cosa molto importante, e poi ho avuto la fortuna di incrociare persone che hanno visto qualcosa di bello in me, hanno creduto in me e quindi hanno investito su me. E hanno fatto, secondo me, benissimo. Non so guardare, ragazzi, scusate, il microfono di là. E secondo me hanno fatto benissimo a credere in te. Io, per esempio, sono uno cresciuto con Kenshiro, però ho amato la versione dei film, quella che hai fatto tu. La mitologia. Piaciuta tantissimo. Okay. Beh, bella, emozionante. Poi, insomma, era un'eredità piuttosto pesante, per cui soprattutto il primo film è stato, da un punto di vista nervoso, da un punto di vista di approccio, è stato complicatino come emozione. E poi dopo, insomma, piano piano ci siamo sciolti e abbiamo fatto. E secondo me una delle migliori esposizioni di questo prodotto. Poi un altro di quelli che vorrei parlare tantissimo è uno dei tuoi ultimi prodotti, che mi ha appassionato fin dalla prima puntata, soprattutto il tuo personaggio, che è My Hero Academia, All Might, che conosciamo tutti e che adoriamo tutti. Come ti trovi a doppiare questo personaggio? Ti piace? Come ti è venuta anche l'idea di farlo in questo modo? Perché è fighissimo. Intanto grazie. Diciamo come mi sono trovato in realtà, perché ormai il povero All Might si vede molto di rado, sì, nelle nuove stagioni, anche perché è un po', come dire, costipato, ha problemi di salute, come avete visto. È molto più spesso in versione dimessa e malaticcia che non energico. Come abbiamo stabilito, come ho deciso di farlo, quando si crea un personaggio da zero, dai primi turni di doppiaggio, si discute col direttore, cerca di capire quella che è la via giusta da seguire, sì, ci si fa spiegare quello che è il personaggio, le caratteristiche principali sue, caratteriali, eccetera eccetera, e poi dopo si segue anche un pochino l'originale, insomma, insieme di tante cose. Capisco. Poi, ovviamente, una delle serializzazioni secondo me più lunghe che tu hai preso parte è One Piece e Sanji. Ormai 20 anni. Esatto. Vuoi parlare un po' di Sanji, del personaggio, del tuo rapporto con questo personaggio che comunque da 20 anni che doppio? Ma Sanji, uno di quelli a cui sono più legato in assoluto, che ti posso dire, temporalmente, se non sbaglio, perché oramai perdo un po' di colpi, dovrebbe essere il personaggio più importante che è arrivato nella mia carriera subito dopo Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh!, se non sbaglio, perché parliamo del 2002-2003, credo, per cui, però molto più duraturo, molto più lunga la storia, devo dire anche più avvincente, perché comunque con tanti personaggi, un sacco di avventure, eccetera, eccetera, e poi forse uno dei più fortunati, insomma, per quanto piace, per quanto i ragazzi lo amano, vuol dire che abbiamo trovato una buona via, abbiamo perseguito una buona strada e il risultato è stato buono, perché il riscontro della passione dei ragazzi è grandissimo. Quindi, se posso aggiungere, Seto Kaiba per me è fighissimo, uno dei migliori personaggi di Yogi. Seto era simpatico, dai. Sì, era, sì, uno che si atteggiava a fare un po' il cattivo, però in realtà era un bonaccione. Sì. Il mio canale parla di videogiochi. Uno dei videogiochi, secondo me, che ha cambiato tantissimo il mercato videoludico è The Last of Us. E tu hai prestato la voce a Joel. Com'è stata la tua esperienza? Guarda, non è che uno voglia evadere la domanda. L'esperienza è stata meravigliosa. Non c'è tanto da raccontare. Quando ti trovi così bene da subito con un personaggio, vuol dire che la scelta nell'attribuirtelo è stata corretta. Vuol dire che hai tanti punti comunque in comune con lui, vuol dire che recitativamente parlando ti trovi a tuo agio, no? Nel coprirlo. Forse in assoluto il personaggio che ho preferito nella mia vita in senso assoluto. Ora domanda off topic, tra virgolette, dal lavoro. Come ti trovi da Cereale? Come ti stai trovando ad AC Comics? Mi sto trovando benissimo. Cereale è bellissima, non la conoscevo. Mi spiace solamente essermi fermato così poco, perché avrei voluto girarla un pochino di più. Magari prossimamente, chi lo sa. Però è bella, questa location che avete trovato è meravigliosa, piena poi di bambini comunque piccoli, rispetto al target al quale sono abituato io, ragazzi che fanno cosplay, gare di cosplay, appassionati di anime, eccetera. Ci sono anche bimbi piccoli che giocano, che vanno sulla telena, è bello, un ambiente bello, sano. Spero che
ne facciate comunque molte altre, a prescindere dalla mia presenza, che non è fondamentale. Ultima domanda: per chi vuole iniziare questo mestiere, che consiglio dai e cosa consigli di fare? Consigli: negli anni ho cercato di arrivare al succo, di stringere. I consigli sono due. Il primo consiglio è quello di iscriversi a una scuola seria e studiare recitazione, e il secondo è che, per quanto si possa studiare, non è garantito il fatto di poter, non è come a scuola: se studi la lezione il voto bello lo prendi. Per quanto uno possa studiare, non è detto che possa fare questo lavoro. Quindi volare sempre bassi, pretendere sempre il massimo, mirare al massimo, all'eccellenza, al massimo possibile, senza crearsi, come dire, false illusioni, senza credere, come dire, nei sogni, quelli più facili, no? Perché è un obiettivo difficile da raggiungere, però se ci si riesce è una soddisfazione immensa. Con questo concludiamo. Voglio ringraziare dal profondo del cuore Lorenzo. Semplicemente ti vorrei chiedere un saluto particolare. Scegli un personaggio a tutta cireale, con la voce di un personaggio. Esatto. No, chiedimelo tu, scusa, personaggio, sono tanti. Scegli. Se dovessi descrivere con un'espressione semplice a cireale, direi plus ultra. Alla prossima. Ciao.